mercantile. Cristina è kill, è scema. Cristina! Cristina, tieni una cosa, ma la mattina quante cacche si mangia? Bernardino, ma tu i latte insieme a me non l'hai già pigliato? Chiude in bellezza la stagione teatrale organizzata al Diana di Nocera Inferiore da Airone Comunicazione, chiude con il ritorno di Giacomo Rizzo e con una straordinaria commedia in scena gli attori del Teatro Bracco in Ce pensa mamma. Sono qua e posso avere l'onore e il piacere di chiedere la mano. La, per quanto mi riguarda è la quarta edizione, lei è la protagonista di questa quarta edizione e devo dire che ha superato un po' tutte le colleghe precedenti, anche se ci sono stati nomi illustri come Luisa Conte e Rosalia Maggio, c'è stata una collega, Carla Schiavone, che fu bravissima. Lei ha superato un po' tutti perché in questa nuova edizione ha fatto un'interpretazione proprio quella che secondo me andava fatta sempre, perché è un personaggio molto difficile. Lei è il capofamiglia di questa famiglia un po' particolare, un po' strana, poi. E quindi c'è un'interpretazione veramente straordinaria. Amore per il teatro che alimenta un grande maestro come Giacomo Rizzo, con il quale io ho esordito tantissimi anni fa, anche se non ci sembra, insomma ce li portiamo bene i nostri anni, perché il teatro è una palestra, è una grande palestra di vita, e devo dire che in questo ruolo, in Ce pensa mamma, si riassume un po' tutta la voglia di dimostrare quanto amore c'è per questo lavoro. È una commedia tutta da ridere, ovviamente, ma con una grande morale, con una grande emozione, scritta da Gaetano Di Maio, che è stato uno dei più grandi autori napoletani. Teatro che ci ospita, il Teatro Diana in Nocera Inferiore, che ci ha che voluti, bello. Un bel teatro, e un bel pubblico, una bella gestione. Se mi volete, io sono qua e verrò tutti gli anni che volete. Grazie.